ne sono di più. Ultimamente a Catanzaro si sta parlando di gare emotive, come bisogna gestirle. Allora io le chiedo, dopo un primo tempo perfetto, la squadra come ha gestito, secondo lei, dal punto di vista emotivo, la ripresa? Bene. Perché poi ci stanno anche gli altri. Mister, se si può avvicinare, non si dispiace. Perché poi ci stanno anche gli altri. Non è una questione solo di emotività. Poi la partita si è alzata di ritmi dal punto di vista agonistico, c'erano parecchi scontri. Loro in questo sono stati più esperti di noi, ma non è che noi nel secondo tempo abbiamo giocato una partita diversa. Nel gioco dei cambi sì, forse siamo stati penalizzati perché cambiare subito Bianchimano e quindi giocarci subito due cambi ci ha un po' penalizzato, perché poi le pause sono tre e subito dopo aver fatto l'ultimo cambio a disposizione ha preso un brutto colpo, proprio perché la partita è diventata molto molto fisica. A un certo punto ha preso un brutto colpo Fischinaller, quindi siamo rimasti in campo così. Ma non è che nel secondo tempo noi abbiamo avuto lo stesso le possibilità di fare gol. Poi non voglio fare l'antipatico, perché poi dopo magari insomma, ci sarebbe da ridire sulla situazione del primo gol che abbiamo preso, anche sul fuorigioco dove poi l'arbitro concede la punizione, anche su tutta una serie di valutazioni che il signor Amabile nel secondo tempo ha fatto, francamente, secondo me molto penalizzanti per noi. Ma al di là di queste sfaccettature, sfido chiunque a dire che questa vittoria qui non è una vittoria. La squadra ha giocato da squadra, abbiamo fatto una grande partita, è stata una bellissima partita per merito della regina, per merito di una cornice di pubblico dove ci sono due tifoserie che sono passionali, viscerali. Io sono anche contento che la regina sia ritornata, il pubblico lo merita, perché questa non è una piazza così come Catanzaro, no? Noi diciamo siamo un po' più avanti rispetto a loro perché stiamo seguendo un progetto, eh. Sono due piazze che meritano platee diverse. Oggi si sono rispettate le regole, tutte e due le squadre hanno onorato il gioco del calcio e alla fine il calcio ne esce vincitore. I tre punti vanno a noi, ma lo abbiamo fatto con merito, non abbiamo rubato niente a nessuno. Poi potremmo dire chiudiamo la partita, non chiudiamo. Sono anche partite difficili da gestire, potremmo dire tante cose, ma il succo del discorso è che abbiamo vinto con merito, abbiamo fatto con legittimità, ecco. Mister, lei prima giustamente accennava quelle che sono state le perdite davanti, lei ha dovuto fare le prime due sostituzioni praticamente forzate. Nel secondo tempo poi ha sostituito anche Giannone. Volevo chiederle innanzitutto le condizioni, se sa già come sta Bianchimano, abbiamo visto una bella borsa del ghiaccio, e se la scelta di Giannone di sostituirlo dopo averlo messo in campo è stata una decisione tattica. Un po' e un po'. Le caratteristiche di Giannone per la piega che stava prendendo la partita non erano congeniali, non erano perfette, e poi serviva, visto che poi era l'ultimo cambio, serviva mettere un po' di spessore fisico. L'abbiamo fatto con Derisio e anche con Casoli, che poi è un giocatore che può giocare dappertutto, e lì abbiamo gestito un po' meglio, perché non è che eravamo andati in affanno, però si gioca proprio sul fatto emotivo, no? Loro ci hanno creduto sempre, spinti dal pubblico, poi fanno gol, fanno il secondo gol e diventa così. Poi noi non siamo stati bravissimi nel chiudere la partita, perché ne abbiamo avuto tante ancora situazioni, quelle della regina pure, molto più sporche, molto più frutto di situazioni estemporanee in cui hanno cercato di fare ressa davanti. Noi siamo sempre stati lineari, sì, a volte potevamo essere ancora più intraprendenti fra primo e secondo tempo, però la partita l'abbiamo fatta, dai, adesso abbiamo giocato una grande gara in Serie C, non è facile, non toccherebbe a me dirlo, però circa la Zara ha giocato una grande partita, ma non è la prima. Spettacolare, no, volevo chiedere su Bianchimano. Non lo so, adesso valuteremo, credo niente di rilevante, non sono fatti. Lui è arrivato da poco, viene da un percorso di lavoro diverso, stiamo giocando ogni tre giorni, sono situazioni che possono purtroppo avvenire, adesso vedremo, valuteremo nei prossimi giorni. Grazie. Un Catanzaro secondo me che questa partita proprio da un punto di vista emotivo invece è stato alla grande, perché dal punto di vista del gioco e dal punto di vista dell'individualità lo sapevamo, però l'approccio a questa gara, che comunque era molto sentita,
in settimana da parte delle due serie stellari, entrambi. Invece secondo me il Catanzaro ha risposto alla grande di personalità, perché andare sopra 4-0, se fosse finito 6-7-0 il frattempo non sarebbe stato nulla da dire, dimostra che questi ragazzi iniziano a metabolizzare il percorso di cui parlava lei all'inizio. Nel secondo tempo poi forse il ritorno giusto della regina, anche perché è composta da grandissimi giocatori, e lei l'ha sistemata con quel cambio tattico che non ha fatto soffrire meno il Catanzaro, anche se alla fine è stata una sorpresa per l'intervento. Sì, è così, ha fatto una lettura corretta, ma noi abbiamo un filo conduttore, no? Che è quello del gioco. A volte, come nel secondo tempo, ma non perché, o perlomeno tratti del secondo tempo, perdiamo questo filo conduttore, allora ci siamo un po' smarriti, però le giustificazioni sono tante, i cambi eccetera, dover mettere gente e poi la partita prende una piega, ma in realtà abbiamo sempre giocato attraverso questo filo conduttore. Dal punto di vista emotivo non lo so, noi abbiamo un ordine di gioco, i ragazzi lo conoscono, stiamo facendo bene da tanto tempo. Mi concentro su come gioca la squadra, perché il Catanzaro in questo momento sta giocando un grande calcio, ma non soltanto oggi, lo facciamo da tanto tempo. È un gruppo anche giovane che abbiamo costruito quest'estate, stiamo cercando di seguire un progetto. Niente, andiamo avanti partita dopo partita, ma in realtà è questa la nostra faccia. Una cosa goliardica, un'altra invece tattica. Si aspettava Casoli così determinante già da subito, perché oggi secondo me è entrato e ha fatto una grandissima partita dimostrando come se giocasse con Catanzaro da sempre, invece è arrivato semplicemente in e la seconda è se nella sua squadra è vietato buttare la palla oppure per il bene dei malati di cuore del Catanzaro ogni tanto si può buttare anche su. Ma se parti dal filo conduttore di buttare la palla lo puoi fare nel senso di non prenderti dei rischi quando la partita è finita, hai fatto la prestazione, però se cominci a non giocare. Noi abbiamo un filo conduttore, quello dobbiamo seguire, poi dobbiamo imparare anche a gestire alcune situazioni, ma non è che siamo così stupidi, le sappiamo anche gestire le situazioni. Per quello che riguarda Casoli, anche se è un giocatore che si è allenato poco negli ultimi 20 giorni, lo conosco talmente bene, Casoli è un atleta, appena ricomincerà ad allenarsi corre dall'inizio alla fine, c'è un giocatore che c'ha qualità, quindi non l'ho messo dentro, lo sapevo che anche se era reduce da un periodo 3 settimane in cui non si era allenato tantissimo, lui nel DNA, nelle sue risorse fisiche, ha tante di quelle qualità che poteva fare bene. Questo Catanzaro è l'ultima, nel primo tempo è stato anche aiutato dall'allenatore avversario? Questo Catanzaro nel primo tempo è stato? Anche aiutato dall'allenatore avversario? Ma non credo, ma loro sono messi a specchio, hanno cercato di giocare una partita aggressiva, poi in questo momento non è facile prenderci perché no, aiutato no, ma assolutamente, la regina ha sempre mantenuto un ordine tattico, è sempre stata equilibrata in campo, poi in tante cose siamo stati bravi noi. Grazie mister. Giovane? Mister, parlava prima alla vigilia di questa partita che il derby poteva essere uno spartiacque di questa stagione, dicendo però che ce ne saranno tanti altri, come prima in precedenza ce ne erano stati tanti altri, ce ne saranno adesso molti altri ancora per questo Catanzaro. Guardando il Catanzaro che ha giocato oggi e la vittoria che ha raggiunto, il tipo di vittoria, questo è uno spartiacque doppio probabilmente. Non lo so, io vi seguo nei vostri discorsi, di spartiacque parlate voi, per me sono tutte gare che sono tutte importanti, anche quella di mercoledì sarà importante, anche quella in casa con la Paganese sarà importante. Voi parlate così, io vi seguo un po' nei discorsi, però poi non amo andare molto in là perché sprecheremmo solo energie, francamente non serve. Concentriamoci sulle partite, su come facciamo i punti, sulle prestazioni della squadra, poi andare a cercare di prevedere il futuro, non lo so, io non lo so fare, non sono un mago, per cui a volte vi seguo negli argomenti che voi così stimolate, però pensiamo di partita in partita perché ultimo. Disperderemo energie inutili secondo me. Buonasera, ripeti di Reggio TV, oggi si è vista secondo me la differenza tra una squadra che gioca praticamente a memoria come il Catanzaro e la Reggio che è ancora squadra. Non è che si affida soprattutto alle giocate dei singoli, quelle che hanno poi riaperto la partita, d'accordo? Questa è una lettura correttissima,
perché d'altronde è anche normale, noi seguiamo un progetto da più tempo, abbiamo avuto più tempo per lavorare insieme, la Regina è divenuta strada facendo, ha messo giocatori di grande spessore, per cui ci vuole un pochino di tempo, e la lettura sua io la condivido pienamente, perché è così. Oggi abbiamo vinto perché siamo stati più squadra, più idee, più collettivo, più presenza in campo, più continuità, un insieme di cose, ma questo non vuol dire che siamo più forti. La lettura è, secondo me, è giusta. Va bene, grazie.